L'ipotesi di base è che un antenato scimmiesco iniziò a cucinare il cibo e imprevedibilmente nacque l'uomo. Questo in Richard Wrangham, L'intelligenza del fuoco, l'invenzione della cottura e l'evoluzione dell'uomo, edito da Bollati Borigheri, Torino, 2011. Ecco qui la copertina. Antropologo evoluzionista, Richard Wrangham è docente di antropologia biologica a Harvard e curatore di biologia comportamentale dei primati presso il Peabody Museum. Da molti anni è impegnato in una estesa ricerca sugli scimpanzé in Uganda. È stato anche attivo nel programma di salvaguardia dei gorilla di montagna sostenuto da Dian Fossey. L'intelligenza del fuoco è il suo primo libro tradotto in italiano. Richard Wrangham è leggibile solo alla luce della teoria dell'evoluzione di Darwin, che è folle quanto la teoria creazionista dei monoteismi. L'enigma non è risolto. Certo, l'indagine teologica è impossibile, anche se c'è già chi ha osato scrivere un'intervista a Dio. Non resta che l'indagine scientifica, ma a livello dell'origine degli umani, così come quella dell'universo o del poliverso, abbiamo solo ipotesi. E tale è anche la considerazione storica della natura. L'evoluzionismo, la sua teoria stessa. L'istante zero è inimmaginabile, impensabile. E abbiamo così lo zero dello zero, la sua presunta rappresentazione, immaginabilità, significabilità, pensabilità. E sarebbe questo il mistero dei misteri a cui alludono gli evoluzionisti. L'ipotesi animale sorge sempre per riduzione impossibile del nome, con la sostituzione dell'animale totemico al nome, non al nome del padre, come dicono i lacaniani, poiché in questo caso sarebbe l'animale totemico il nome del padre. E il suo principio sarebbe quello appunto totemico e tabuico. Non è questione di dire che l'uomo discende o meno dalla scimmia, ipotesi peraltro inverificabile, infalsificabile, irrettificabile. I più fini ricercatori, i più intelligenti, i più leali dicono sempre che si tratta solo di una ipotesi. Dire che l'uomo procede dalla scimmia, accettare la teoria evoluzionistica, comporta l'istituzione del principio totemico e tabuico, la creazione di quell'asse, di quel bastone, Schaft in tedesco, o scettro che taglia in due le cose e gli umani. Troveremo queste divisioni nel testo di Wrangham, tra gli altri. Paradossalmente, l'ateniesi è il principio evoluzionista di discendenza dalle scimmie, comporta la distinzione di specie e di generi, contro la quale si dirigono le battaglie dei diritti delle specie trascurate e così dei generi trascurati, o per meglio dire, sottomessi. Leggiamo la presentazione stessa del libro.
Secondo Richard Wrangham, l'idea apparentemente innocua di cuocere il cibo ha cambiato tutto. Da qualche parte in Africa, intorno ai 2 milioni di anni fa, una piccola popolazione di animali ha iniziato per la prima volta, e lei sola, a mettere la carne al fuoco. Erano probabilmente degli Homo habilis, creature dall'aspetto ancora scimmiesco, con denti ben sviluppati e un grado di socialità neppure paragonabile al nostro. Poco dopo fece la sua comparsa Homo erectus, molto differente, con denti più piccoli e una struttura sociale decisamente più sviluppata. In mezzo, ci dice l'autore di questo libro, qualcuno deve aver iniziato a gustare le delizie della carne alla brace. La carne cotta infatti è più digeribile, più sicura e fornisce molte più proteine della carne cruda, mettendo a disposizione molta più energia. Insomma, è vantaggiosa. Con la promessa di questo premio succulento ci si può concentrare maggiormente sulla caccia, differenziando il lavoro tra chi procura il cibo e chi lo cuoce. Se le cose stanno così, causa ed effetto si invertono. Non bisogna più cercare un proto-uomo culturalmente avanzato che inventa il rito della buona tavola, ma una scimmia che incappa in un comportamento nuovo, che apre improvvisamente la strada all'evoluzione dell'uomo. Non siamo noi ad aver inventato il fuoco e la tavola imbandita, è il fuoco che in definitiva ha inventato noi. Questa patafisica non fa una piega. Il realismo di Wrangham lo spinge a obiettare troppo rapidamente sull'apporto di Claude Lévi-Strauss, per il quale il passaggio dalla natura alla cultura sarebbe essenzialmente simbolico. Leggiamo a pagina 17. Aver visto nella cottura un tratto saliente dell'umanità fu un'intuizione brillante, ma stupisce che Lévi-Strauss le attribuisse un valore squisitamente psicologico. Lévi-Strauss era un antropologo di chiara fama e la sua implicita dichiarazione che la cottura non aveva alcun significato biologico fu ampiamente accettata. Nessuno mise in forse questo aspetto della sua analisi. C'è voluto l'arrivo di Richard Wrangham. Ecco una referenza di Richard Wrangham. Nel 1998 lo storico Michael Simon, attingendo ingredienti intellettuali da varie discipline e basandosi sull'idea che la cucina influisce su molti aspetti della vita, dalla nutrizione alla società, osò una dichiarazione più radicale di quella di chiunque altro prima di lui. La cucina è l'anello mancante che definisce l'essenza umana. Io vedo nei cuochi i fautori della nostra umanità. Wrangham sostiene che il passaggio dalla natura alla cultura, il passaggio stesso dalla natura alla cottura, tocca persino il DNA degli umani. E quindi gli umani sarebbero formattati sino alla divisione sessuale del lavoro in casa, ripartito tra uomini cacciatori e donne cuoche. La cottura avrebbe
inaugurato un'altra dietetica che sarebbe giunta anche a questi risultati. Ecco proprio la sua ipotesi, quindi nessuna certezza, a pagina 20, tutte queste considerazioni vanno a costituire l'ipotesi della cottura. La nostra idea, dunque, è che gli esseri umani si siano adattati a mangiare cibi cotti, proprio come le mucche si sono adattate a mangiare l'erba, le pulci a succhiare il sangue, o qualsiasi altro animale alla sua alimentazione tipica. Siamo indissolubilmente connessi alla nostra dieta a base di alimenti cotti, e le conseguenze di questo fatto pervadono ogni aspetto della nostra vita, dal nostro corpo alla nostra mente. Noi esseri umani siamo le scimmie che sanno cucinare, le creature del fuoco. È appunto che il controllo del fuoco e la pratica di cottura sono universali umani e gratis incassiamo la querela, la questione non risolta degli universali e dei particolari, la questione stessa del realismo e del nominalismo. Wrangham trae conseguenze anche dalla lettura dell'esperienza dei crudisti, che come movimento politico non cuocevano i loro cibi per tornare all'originario stato di natura, che si sarebbe irrimediabilmente perso con l'invenzione della cultura e dell'arte, che come ognuno sa è la traduzione latina di tecne, tecnica. Per altre ragioni, ma sempre ipotetiche e non gustative, ovvero politiche, i vegani oggi mangiano solo verdure per non rendersi responsabili delle macellerie animali. Paradossalmente, la non accettazione della macelleria animale accetta la macelleria umana. Per esempio, le guerre umanitarie, o ancora più fantasmaticamente chiamate giuste, o peraltro accettano molte altre divisioni sociali, frutto dello stesso principio che combattono quello che discrimina gli animali, al punto di chiamarli animali non umani. E così gli umani, per Wrangham, potrebbero tranquillamente chiamarsi scimmie dalla bocca piccola. Già Aristotele, sino ai suoi ripetitori odierni, definisce l'uomo animale razionale o politico, zoon politikon, e gli evoluzionisti si occupano del sostrato biologico, la sua evoluzione. Questa biologia e questa genetica c'è già nella eugenetica nazista, e questa nazificazione del linguaggio, come la chiama lo psicanalista Jean-Jacques Moscovitz, permea anche aspetti della ricerca medica che legittimati socialmente non mostrano più la loro natura di istigazione a delinquere. Leggiamo pagina 142. Di fatto ritengo che la cottura abbia reso possibile uno dei tratti più distintivi della società umana, il modello della divisione sessuale del lavoro. Quest'ultima implica che uomini e donne si occupino di fornire un contributo diverso
e complementare all'economia familiare. Sebbene le attività specifiche riservate a ciascun sesso varino da cultura a cultura, la divisione sessuale del lavoro è un tratto universale della specie umana. La divisione sessuale del lavoro. Questa sarebbe la base biologica del sessismo, del razzismo, senza nessuna Norimberga intellettuale per questi autori. L'idea che la cultura abbia portato il nostro sistema basato sulla coppia rappresenta un'ironia su scala planetaria. La cultura comportò incredibili benefici dal punto di vista nutritivo, ma per le donne l'avvento della cultura si tradusse in una maggiore vulnerabilità all'autorità maschile. Sono stati soprattutto gli uomini a beneficiarne. La cultura ha concesso alle donne più tempo e nutrito meglio i loro figli, ma le ha anche intrappolate in un nuovo ruolo servile imposto dalla cultura dominata dai maschi. La cultura creò e perpetuò un nuovo sistema di superiorità culturale del maschio. Non è un gran bel quadretto, ma è quel che fa Richard Wrangham e presume che questo sia strutturale. La cultura crea, ovvero la tecnica è in posizione divina e diabolica, benefici dal punto di vista nutritivo e malefici per il ruolo servile delle donne. È heideggeriano Wrangham, scarica la responsabilità sulla tecnica come compimento della metafisica. Non sono i forni del pane modificati da un progetto di uomini e potere a divenire le bocche infernali dei forni a gas per uccidere industrialmente gli ebrei, ma creano i forni da pane divinamente il nuovo sistema di superiorità, non solo del maschio rispetto alle donne, ma anche degli uomini rispetto a altri uomini chiamati subumani. Per Wrangham siamo intrappolati dal fuoco. Nessuno sa quanto sia lui, il fuoco, il responsabile. Quando Jean-Anthelme Brillat-Savarin scrisse «Dimmi quel che mangi e ti dirò chi sei», non poteva nemmeno immaginare quanto avesse colto nel segno. Tuttora nessuno sa quanto gli effetti della cottura e del controllo del fuoco siano profondamente impressi nel nostro DNA. Questa sparata patafisica è a pagina 195. Leggiamola in tutt'altro modo. Se gli effetti della cultura del controllo del fuoco sono impressi nel nostro DNA, ovvero se questa formulazione razzista, nazista, eugenetica è vera, occorre dire che «Dimmi quel che mangi e ti dirò chi sei» è una inchiesta nazista. Tu mi obblighi a dire io quel che mangio e tu mi dirai chi io sono, e perché io non dico chi sei tu, eccetera. Anche Freud non ha un destino migliore di quello di Claude Lévi-Strauss. Interviene con una timida comparsa,
citato peraltro non nel suo testo, ma nel testo di un altro ricercatore non illustre. Freud riteneva, e il suo scritto sul fuoco, sul simbolismo del fuoco, che il controllo del fuoco avesse portato all'autocontrollo, cosa peraltro che potrebbe anche fare acqua da tutte le parti. Per Wrangham è una esasperazione e vale per proporre un Freud in piccolo Wrangham, in precursore suo. Su una cosa aveva ragione: la nostra specie deve essere cambiata radicalmente nel momento in cui imparammo a convivere con le fiamme. Cioè, tutte le intuizioni e i risultati che ha avuto Freud non valgono. Vale quell'ipotesi che non ha fatto, ma che gli ipotizza Wrangham. La biofisica della nutrizione, il termine è dell'autore, corrisponde a analizzare il maiale per cercare di capire la natura della proibizione di mangiarlo nell'ebraismo o nell'islamismo, o analizzare l'ostia per capire lo statuto intellettuale della transustanziazione. Questo livello d'assurdità e questo livello di ridicolo non viene avvertito per la copertura istituzionale iperuniversitaria di questo discorso. Un attimo di tranquillità, non è nei suoi furori il supergatto champagne. Leggiamo a pagina 225 in nota questo dettaglio, che è quello che Wrangham è insensibile anche alle obiezioni, se le fa senza coglierle. Dice l'archeologo Robert Kelly: sposa una concezione ampiamente diffusa, tra parentesi diciamo noi, perché quella di Wrangham non sarebbe diffusa, questo biologismo che c'era già nelle facoltà naziste e non è diffuso. Vabbè. Non esiste alcuna società umana originaria, nessun adattamento umano di base, dice Robert Kelly. Studiare i cacciatori e raccoglitori moderni per tentare di astrarli dal loro contesto storico-geografico, come se fosse possibile, al fine di scoprire comportamenti universali che permettano di ricostruire un ipotetico stile di vita originario dei cacciatori e raccoglitori, è semplicemente impossibile, perché un simile stile di vita non è mai esistito. Un altro archeologo, Richard Potts, illustra la stessa idea. È palesemente sbagliato, dichiara, definire l'ambiente ancestrale umano come se si trattasse di una serie di specifici elementi ricorrenti, regolarità statistiche o problemi costanti che meccanismi cognitivi propri soltanto agli umani sono programmati per risolvere. Qual è la breve risposta di Wrangham? L'adattamento indotto dall'uso del fuoco però suggerisce che tali concezioni debbano essere ripensate. Quindi queste dette concezioni non gli suggeriscono ben nulla. In chiusura, Wrangham precisa il motore della sua ricerca. Siamo nei ringraziamenti, oltre l'epilogo. Il mio interesse per la cottura
deriva in gran parte dal desiderio di comprendere i punti di contatto e le differenze comportamentali tra gli scimpanzé e gli esseri umani. Appunto, l'ipotesi freudiana, che non è di Freud ma che c'è nel suo testo, in particolare leggendo Totem e Tabù del 1912-1913, che l'antropologia evoluzionista sia solo un caso di totemismo non è esplorata. E non c'è totem senza tabù. Quale sarebbe in questo caso il tabù, per esempio, per le donne di cacciare? E ora di fare le cuoche nei ristoranti.